oggi sicuramente rispetto all'ultima volta mi vedete un po' più rilassato. Uno, perché non andremo in questo posto al buio, cosa molto importante. E due, all'interno del posto di oggi teoricamente non dovrebbe esserci nessuno. Sottolineo teoricamente, perché in questi posti non si sa mai. Unica cosa negativa, anzi ce ne sono due, come potete vedere sta piovendo, quindi è la nostra prima esplorazione con la pioggia. La seconda invece è che mi sento leggermente in colpa, perché oggi è domenica, quindi io sto svegliando Dadda di domenica mattina, giorno in cui le persone normali dormono, non visitano posti abbandonati, e quindi mi sento leggermente in colpa. Vediamo se è già sveglio, chiamiamolo. Non mi risponde, non è un buon segno. Pronto. Eccolo, Daniel! Dove sei? 7 minuti e sono da casa tua. 7 minuti sei da casa mia? 7 minuti sono a casa tua. Ah, ecco. Sei pronto, Daniel, per questa nuova experience? Sono prontissimo. Perfetto. Io... Ma dove cazzo te le portavo le uova e il bacon? Fermati in autogrill. In autogrill. Arrivo, Daniel. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Per fortuna non era incazzato. Meglio non far incazzare Dadda con quel braccio tamarro. Sono praticamente arrivato sotto casa di Dadda. Dadda, scendi immediatamente, che ci sono quelli del manicomio di Mombello che stanno urlando. Oh, cosa fate qua? Scendi, Dadda, che la situazione è veramente una merda. Vediamo cosa ha risposto. Chissà se ci sarà quel giorno in cui mi dirai Dadda scendi, punto, senza inventarti ogni volta stronzate. Arrivo. Secondo me quel giorno non ci sarà mai, perché è proprio questo il bello. Le esplorazioni devono iniziare in questo modo, sennò non ci vado nemmeno. Sono passati 10 minuti e non è ancora sceso. Ma dove cazzo è? Perché non scende? Sarà stato aggredito da qualcuno probabilmente. Oh, dove cazzo sei, Daniel? Quanto ci stai mettendo per scendere? Sto per tornare a casa, ve lo giuro. Ci ha mai messo così tanto? Lo chiamo, cosa devo fare? Ma dove cazzo sei, Daniel? Mamma mia, 20 minuti! E 20 minuti. Dio santo, non ci si può mai fidare di te, Daniel. Una volta che sono in ritardo io faccio tutto così, guarda. Ciao. Ciao, Dadda. Buongiorno. Madonna, oh, mezz'ora, Daniel. Di solito aspetto io mezz'ora. No, senti qua. Perché oggi hai nascosto? Il braccio tamarro l'hai nascosta. Con quale giudizio tu dici che il mio braccio tamarro, che hai due elefanti sul petto? Ma che cazzo vuoi? Ma non vado in giro con gli elefanti fuori. Non è della savana, hai gli elefanti sul petto. Cosa c'è adesso là dietro? Non la portiamo la pazza oggi. Sicurezza, non si sa. Siamo dei vandali. Ma se arriva un cinghiale e ci attacca, almeno abbiamo quella. Dadda, oggi... Prima di partire, fermiamoci a bere il secondo caffè, perché non l'ho bevuto. Come il secondo? Ti sei svegliata da 5 minuti. C'era... È un secondo! Testa di cazzo! Oh! Esagerato. Ciao, grazie. Ciao. Va benissimo, ragazzi, per oggi è tutto. Questa era l'esplorazione. Pensavamo fosse un bar abbandonato. Allora oggi, Daniel, forza, si va e si vola nel posto più lontano in cui finora siamo andati. Ok. In provincia di Torino. Quindi abbiamo circa 140 km. Un'ora e mezza. Sì, circa. E andiamo a visitare un luogo che non abbiamo mai visitato, ovvero una discoteca abbandonata che si chiama Ultimo Impero. Ultimo Impero. Stava arrivando la lontana. L'ispettore in realtà è semplice questa volta, non ci sono leggende o cose, perché è così. La discoteca è stata inaugurata il 18 dicembre del 1992, quindi inizio anni 90, e l'Ultimo Impero fu chiusa nel 98, anche se dopo in realtà continuò con altri nomi, tipo Privilege o cose così, ma non funziona mai come prima, e chiuse definitivamente nel 2010. Negli anni 90 però l'Ultimo Impero era la discoteca più grande d'Europa. D'Europa? 8.000 persone teneva, quindi il posto è gigante, cioè 8.000 persone. Come il forum di Assago. Esatto, quasi come il forum di Assago, il forum ne tiene 12.000 circa. Ma sono tantissimi. Sì, comunque per una discoteca, 8.000. Perché comunque il forum è un palazzetto. Infatti. Questa è una discoteca. Ti leggo un po' alcuni dati. Ultimo Impero potrebbe essere chiuso.
perfetto. Quello che cerchiamo noi, tutti i posti chiusi. Il locale disponeva di 7 piste da ballo. Mai vista la discoteca? 7 piste da ballo, è che tu morro. 9 bar, un'area interna di 7000 metri quadrati, un'area esterna da 12000 metri quadrati, quindi aveva anche il giardino, quindi teoricamente ci dovrebbe essere anche il giardino con una sorta di laghetto, e l'ultimo laghetto che abbiamo trovato non ci ha portato bene, no. Quello del... Sono arrivati sassi, robe, pistole. Esatto, quello del Luna Park. 7 fontane, 2 cascate, c'è scritto così, te lo giuro, c'è scritto 2 cascate. Siamo a Cardalan. Impianti da 20000 watt di potenza all'esterno. All'interno 50000 watt e nel privé 10000 watt. Ma che cazzo era? Impressionante. Poi, causa del fallimento, in realtà, a differenza di altri posti, è una cosa che è avvenuta un po' progressivamente. L'inizio, diciamo, del declino corrisponde al 1996, quando fu fatta una retata da parte della Guardia di Finanza, che trovò un botto di droga all'interno della... Quindi se cerchiamo bene oggi, secondo me, ne usciamo con un bel bottino. No, a parte gli scherzi, nel 96 fu fatta questa rettata, fu trovata ecstasy, cocaina, di tutto, poi anni 90. Anni lì erano, sì, era il boom proprio. Non vogliamo giustificare questa cosa, però negli anni 90 comunque il consumo di queste cose era molto sviluppato. Sì. E basta, questa era la storia, quindi buona esplorazione Daniel, come sempre. Dai! Dai! C'è un clima veramente inquietante per affrontare questa spedizione. Tutta nebbia, tutto grigio, siamo in viaggio da un'ora, mancano 27 minuti e siamo arrivati a destinazione, non vediamo l'ora. È arrivato quel momento, il momento che tutti aspettavano. Spuntino proteico. Spuntino proteico, cosa abbiamo oggi? Petto di pollo cotto al forno. E? 21 proteine. Grammi di proteine. 21 grammi di felicità per l'anno. E lì? Pane di segale. Pane di sega. Siamo arrivati, mancano 3 minuti e boh, ragazzi, siamo a fianco ad un cimitero. Non è un buon segno, eh? Io queste cose non le commento. Di cosa è successo? Se vedete una faccia colpevole perché ho sbagliato a mettere la destinazione. Abbiamo altri 40 minuti di macchina. Ho messo Ultimo Impero, ma era un negozio in provincia di Torino, non si sa come. E quindi il posto, siamo in centro. Cioè, siamo in centro. È improbabile che ci fosse una discoteca abbandonata qua. Così enorme poi. Abbiamo altri 39 minuti di strada. Bene. Ci siamo. Ci sono solo palle di fieno. Siamo in mezzo a nulla. Un minuto dovremmo esserci. Questa volta forse è la destinazione giusta. Siamo giunti a destinazione. Eccoci qua. Enorme il posto, è gigante. Questa è l'entrata. Dove cazzo mettiamo la macchina? Abbiamo parcheggiato leggermente lontano per evitare di dare nell'occhio. Se passa una pattuglia magari si ferma e viene a controllare. Il posto è laggiù in fondo, quindi bello grande, ci aspetta una bella esplorazione. Hai preso tutto? Anche questa volta lasciamo qualche portafoglio in macchina? Che bravi cittadini che siamo. È gigante, Dadda, il posto. Secondo me ci potrebbe essere qualcuno, anche se il posto è tanto isolato. Cioè siamo in piena zona industriale, quindi boh, è difficile secondo me che ci siano persone. Dubito che ci viva qualcuno. Però talmente fortunati. Siamo fortunati nell'ultimo periodo. Siamo molto fortunati nell'ultimo periodo, quindi lo scopriremo solo vivendo. Da dove vuoi entrare? Scegli tu. Da sotto. Facciamo prima la parte esterna. Capiamo un attimo com'è. Capiamo un attimo com'è strutturata la cosa e poi entriamo dentro. Mi sono dimenticato di dire prima, tra l'altro, che in questa discoteca qui ha suonato Gigi D'Agostino. Qua ci sono già delle birre però, di tonno birra. Che pensi che faccio solo io uno spuntino proteico? Ma questo non è uno spuntino proteico. Questa discoteca era talmente grande che la chiamavano tipo disco tempio, una cosa del genere, perché quanto è immensa, è gigantesca. Attenzione, area di cantiere, divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Questo qui è il parcheggio sicuramente, bello grande. Che figo, guarda. Lì vedo delle statue, che alcune non, tra l'altro non sono nemmeno state vandalizzate. Oh. Cos'è? Una fabbrica. No, da qua mi sembrava. Sta roba che cos'è? Un sedile di un'auto. Dovrebbe essere una sorta di sedile. Deve essere materiale crollato dentro la discoteca. Ah, l'hanno portato fuori? Fuori, sì. È probabile, sì. Però comunque è una costruzione di 20 anni fa, quindi non è così vecchia, voglio dire. È difficile che crolli. E fu così. Ah, qui c'è proprio l'insegna, guarda che figo. Da qua c'è una sorta di fontana. Ahia, mi sto già facendo male, aspetta. Questa è una fontana con i leoni, fighissimo. Siamo davanti all'entrata principale. Qui c'è il nome della discoteca, Ultimo Impero appunto. Ed è pieno di statue, questa è decapitata.
le altre invece sono integre. Qua ci sono delle entrate, ma prima appunto vogliamo fare il giro e costeggiare tutta la struttura per vedere quanto grande è. Perché sei silenzioso? È un brutto presentimento? Io ci vorrei abitare qua dentro. Io anch'io verrei a abitarci, cioè, qua. Se fossi una persona troppo... Che hai bisogno di una casa. Condizioni estreme. Sì. Rispetto a tutti i luoghi che abbiamo visitato. Questo secondo me è il migliore. Cioè, mi verrei proprio sicuro. Sì. Di sicuro vivrei qui piuttosto che nel manicomio di Mombello. Poco ma sicuro. Cioè, voglio dire, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Preferireste vivere tipo in un posto così, abbastanza appartato, o tipo in una struttura come quella del manicomio di Mombello? No, dadda, andiamo in mezzo al bosco qua, ci conviene entrare. Guarda là! Ponticello. C'è un ponte. Laggiù in fondo c'è un ponte. Oh, cos'è? Prova a sbattere. Sbatti. Cos'è sto rumore? Non è un bel rumore. Stiamo prendendo le torce perché probabilmente non si vedrà nulla dentro, vediamo. Perché c'è un divanetto lì? Beh, sicuramente sarà stato vandalizzato di brutto sto posto, purtroppo. Qua c'è un divanetto. Minchia, ma è bello scuro, dentro. È tutto buio, ragazzi. Ah, qua c'è il... Dada, vieni qua. Dada, devi rispondere, mi fai prendere paura quando non rispondi. Qua c'era il... Quindi abiti. Sì, c'era il guardaroba. Assurdo. Tutti gli appendini buttati a terra. Qua c'è un passaggio. Oh, sei uno stronzo. Sei un pezzo di merda. Pensavo fossi ancora qua. Guarda, questo è un passaggio. C'è una sorta di passaggio. Qua nascondevano la droga. Sì, qua nascondevano le pastiglie. Ah, non vuoi andare di qua? No, sono andato di entrata. Ok. Guardate qui. È completamente distrutto questa porta. Mamma mia. Sempre. Chiedo scusa. Ma scusa un attimo, ma come fa a essere così distrutto? Ma l'hanno distrutto proprio prendendole, cioè col martello. Assurdo. Perché distruggere un posto così? Avranno tirato, guarda, questa colonna qua, l'avranno tirata lì per sfondare il vetro sicuramente. Questo è l'atrio comunque, proprio l'entrata principale. Qua c'è una coperta. Quanto è grande è? Pensi che ci sia qualcuno? Aia, non ho visto il gradino. Andiamo dietro la console. Dovrebbero esserci più piani anche. Sì, tre piani. Tre piani in tutto. Dada, cos'è sta roba, scusa? Questo è il privé. Come il privé? No, non lo so. Non riesco a capire come è fatta sta roba. Porta segreta. Sì, è impossibile che portava solo qui. Pensate quante persone potevano starci in questo posto qui. Ed è solo la prima sala. Questa è la console. Questo era un bar o una console, presumo? Sì. Non l'ho fatta apposta, te lo giuro. Ma cazzo, ma se illumino là non vedo lì sotto. Sì, una sorta di bar tipo. Sì, boh, un bar, ci sono tutte le prese elettriche. Anche qui dietro. Ah, qua tutti i contatori proprio. Che è passato? Sarà la dove tenevano le bottiglie, le cose probabilmente. Cos'è? Un bagno, una stanzetta, uno specchio. Pazzesco. Sì. Da sotto così e basta. Lì ci sono delle coperte però, dadda. Finisce qua così? Sì, ho provato a spingerli, ma non c'è niente. Sembra quasi un passaggio questo. Sì. Sei sicuro che non si apra? Di solito queste cose qui devi trovare, appunto. Esatto, devi... Non si apre niente. No, è uno specchio, secondo me. Strano però che una cosa finisca così. Che senso avrebbe? Usciamo da qua che non mi piace. Guardiamo prima tutto questo piano. Bello però, eh? Sì. Molto figo. Unica cosa, pensavo di trovare proprio i divanetti dentro. Invece hanno tolto molte cose. Sicuramente quello che sono riuscito a portare via l'hanno portato via. Dici? È gigante, dadda. Ma è lo stesso proprietario. Guarda, c'è un'altra stanza di là. Madonna, è enorme. Qua c'è una stanza. Hanno portato una colonna là dentro. Con una candela. No, cos'è quella roba? Che cazzo di riti che devi beccare ogni volta. No, ci sono. È una... No, non è una. No, no, è un tubo. Le hanno portate qua dentro, chissà perché. Aspettami. Non so, mi mette una sensazione di angoscia. È troppo grande forse il posto. Sì, vodka lemon, grazie. Un vodka lemon, grazie. Scritto lì sul muro. Il bar. Questo è il bar, sì. Banane fresche. Questa è fresca, zio. Oh, è finta. È finta. È finta. Mi sono cagato addosso. Infatti sono banane finte. Sono banane finte. Questa è cacca. Come cacca? Non so. Sì, sembra. Sembra merda. Ma di cosa? Di qualche animale. Cavalli. E di che animale? È pieno. È pienissimo, è come fosse una stalla. Cioè noi stiamo pure camminando sopra. Cos'è? Hai sentito? Sì. C'è qualcuno sopra. Mi sto cagando addosso. Sono rumori da sopra? Sono topi. Oh, topi. Sono topi, zio. Dici che siano cacche di topi? Questa è la madonna. Non lo so, mi sono cagato addosso. Aspetta. Sono gli stessi rumori di prima. Ma sembra una tubatura a me.
Sì, è come possibile che, vadano ancora? Sono i topi dentro i muri. Sì, sono i topi dentro i muri. Che vanno dentro i muri. Madonna, mi sono cagato addosso. C'è stato un attimo di tensione, eh? Questa che cos'è? La reception? Sì, questa è una sorta di reception. È la parte che portava sicuramente a un giardino esterno. Continui, sono sempre i cosi topi. Sì, ma basta che non ci cadano in testa. È una cioè, continua fuori? Sì, però non ci riesce a arrivare. Vabbè, non passiamo. C'è un solo da lì che si può arrivare là. Ma secondo me non è cacca di topi questa, zio. È troppo grande, dadda. C'è stato qualche animale qua, sicuro. È una brutta domanda, ma secondo voi queste qua feci di che cosa sono? Perché comunque sono feci. Che schifo. Abbiamo camminato per mezz'ora sulle feci. Qua si sale. Ah, qua si sale già al secondo piano? Saliamo da qui o saliamo nel mezzo, capito? Chi è stato adesso? Io. Bravo. Una pianta buttata per terra. Una palma. Sì, una palma. Altre cose distrutte, sacchetti, tubi, Havana Club, il simbolo bellissimo. Dove stai andando? Adesso stiamo salendo al secondo piano, c'erano sia le scale laggiù in fondo, ma facciamo quelle principali. E facciamo tutti i piani, poi lasciamo per ultimo proprio il giardino all'esterno. C'è anche un carrello della spesa, cosa c'entra qua un carrello della spesa? Finora sembra tutto tranquillo, non dovevo dirlo? Altra reception, con il proprio bagno probabilmente. C'è un pallone, è sgonfio. Qua tubi distrutti, qualcuno ha completamente demolito tutto. Come fa a essere venuto giù tutto così? Qualcuno l'ha tirato giù? Per forza, mamma mia. Questo è il vetro, cioè è vetro temperato però. Ah, queste sono tutte scale in vetro, pazzesco. Qui c'è un pantalone, cos'è? Sì, un pantalone zebrato. Cioè qua hanno trapanato addirittura. Chi è che viene in questo posto con un trapano? Cos'è? Non ci credo. Dada se n'è andato in questa direzione. Perché lì c'è una croce al contrario. Mamma mia, figo questo però, eh. È gigante? Madonna, mi ha fatto cagare addosso, pensavo fossi di qua. Ma è enorme, ma c'è un altro stabile enorme. Chi c'è? Guarda quanta roba c'è qua sotto. Dove? Come è andato dentro? Che cazzo dici? Sei serio qua? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Scusa, ma quella secondo te è ancora la discoteca? Sì, eh. C'era la discoteca più grande d'Europa. Assurdo. Questa è la sala sopra, i bagni. Vediamo come sono. Eccoli qua. Poi il bagno. Questo sono io. Anche qua tutto distrutto. Qua è proprio l'intonaco è venuto via però, eh. Una sigaretta con la cenere. Non mi sembra tanto vecchia sta roba. Anche sopra è tutto distrutto. Hanno spaccato tutto. E lì c'è un'insegna, boh, di un negozio. Quindi questa sala qui, guarda quanto è grande. Là c'è il terzo piano, si vede. Ma cos'è? È un mondo. C'è la statua a terra qui, dadda. C'è qualcosa. C'è qualcosa, dadda. C'è un rumore da quella parte. È un animale. Scusa, scusa, scusa. Qua è venuto giù tutto, perché? Com'è possibile? Qua è distrutto. Guarda, guarda lì. Tutto distrutto completamente. Non mi ero manco accorto. Stiamo attenti qua allora. Sì. Qua c'è una scala anche, se vogliamo salire. Qua è pieno di buchi, sì. Ragazzi, non so se dal video renderà l'idea, ma il posto è enorme. Non ho mai visto una discoteca così grande. Mai vista. Ah, qua ci sono altre scale, dadda, per salire. È pieno di modi per salire. Bellissimo, c'è scale di là, scale di qua. Sì, ma che posto è? Fa fin paura immaginare così tante persone in un unico posto, eh. Qua è la parte più distrutta, tra l'altro. Madonna, che vetrate, che robe. Sì, è un'altra sala questa. Sì, un'altra sala, vero? È anche tipo moquette. Moquette. Una sorta di moquette. Qui c'è un televisore. No, cos'è sta roba? No, mi sa che è un faro, eh. No, c'è una TV con le vecchie. Sì, ah sì, è una TV vecchia. Madonna. Squid Game. Altro bar questo. Ho sempre bagni, forse? Vai dietro il bar. Ah. Qui ci dicono uso dove teniamo le bottiglie. Sì, sì, sì. Una cucinetta. Ah, il frigo, che figo. C'è proprio il frigo. Quando c'è un frigo di solito c'è anche un cadavere. Quindi secondo te la gente poteva stare anche fuori? Sì, potevano stare anche qua. Era proprio una sorta di terrazza questa. Qui tutta la terrazza fuori e anche da questa parte. Madonna, ma è gigante, dadda. Quante volte l'abbiamo detto? Voilà il graffito dedicato a Gigi D'Agostino. Gigione Dag. Gigione Dag. Noi camminiamo sui tetti senza farci problemi se crollino o meno. Oh, da qua c'erano le fontane, qua dentro. Questo? Boh. Sì, quando venivano gli artisti c'erano le foto qui sul divanetto. Dici? Lì c'è un passaggio. Da qua hanno creato un passaggio, tipo. Una sorta di passaggio, guarda. Guarda che roba. Anche lì, guarda. Si può entrare lì a destra. Perché? Vuoi che ci addentriamo? No, vieni da questa parte un secondo. Ci sono delle botole lì sotto. Tutte queste piante sono finte.
sono buttate lì a caso. Qui è legno, lo sento un po' più instabile questo. Guarda qua, cos'era? Tutti neon. Ah, tutti neon, fighissimo, vabbè, fighissimo. Io sento puzza di bruciato qua, vero? Sì. Qua c'è un divanetto, un altro lì. Vedi che è tutto collegato? E questo è un bagno. Guarda che rischi di perderti, eh. Saliamo su? Scegli tu le scale, mi fido di te. Sì, sono le più belle queste. In mezzo, metti il piede in mezzo. Non penso venga giù. No. Pur di fare queste scale, neanche Yuri Keki. Mamma mia. Ma perché hanno tolto tutta la copertura? Ho visto un topo qua dentro. Ho visto un topo, te lo giuro. C'erano migliaia di altre scale, ma noi abbiamo deciso di fare queste. Madonna, guarda qua. Qua siamo in alto, raga. Tutto specchiato. Ma dove siamo? Cos'è? Terra. Perché qua? Qua c'è una merda umana, zio. Quella è una cacca di qualcuno. Anche qua tutto distrutto, eh. Una statua, un'altra qui. Ma che cos'è qua? Oh, Data, vieni qua. Guarda, questo è un passaggio segreto praticamente, eh. Guarda, cioè guarda se lo chiudo. Non so. Vedi che quello specchio di prima era. Anche quello si apriva. Sì. Pazzesco. Guarda, hanno messo un fiore qua. Ma no, guarda quanta roba c'è. Che cos'è? Tutta la parte dietro. Che impianti sono? Non so manco definirli, queste robe. E qua sotto, scusa? Oh, no, che cos'è? Qua c'era un'altra console. Madonna, che distruzione qua. Guarda, guarda di cose appesi. Qua è pericolo crollo. Qua è veramente pericolo crollo. Scricchiola tutto, eh. Sì, ma secondo me c'è stato anche qualcuno a distruggerlo. È impossibile così tanto. Cioè, è talmente vasto sto posto che non si riesce neanche a capire ogni sala che cosa faccia riferimento, che cosa sia. Quindi abbiamo finito il terzo piano. Ah, qua, guarda, qua da... adesso andiamo a vederle. Guarda qua, c'è proprio il tavolino. Questo è il tavolino tipo privé qua, eh. Ma si va ancora su! Guarda! Ci sono ancora altre scale. Cioè, è come fosse un quarto piano. Vabbè, è enorme. Non finisce... addirittura! Cos'è qua, scusa? No, c'è il terrazzone. Vabbè, bellissimo. Qua ci sono dei festoni, delle cose. Ma c'è tutta la terrazza all'ultimo piano, Dada. Ah, siamo sopra dove eravamo prima. Laggiù si intravede il laghetto. Dada, vai tu a vedere quelle. Andiamo. Cos'è, secondo te? Cos'è? Ah, il controsoffitto. Sì, il controsoffitto. Secondo me questo è un altro edificio. Non è discoteca questa qua in parte. Guarda, è pieno di giornali, cos'è? Sai che secondo me Dada era una fabbrica. Guarda, intanto ci sono tutte ste robe. Per tenere i cavi servono questi. Secondo me è una fabbrica. Madonna puttana. Questo è un semplice edificio, forse un'ex fabbrica. Se sapete esattamente di cosa si tratta, fatecelo sapere qui sotto. Finiamo di vedere il terzo piano e poi scendiamo e vediamo per bene la macchina e la parte fuori. Aspetta, andiamo un attimo qui in fondo. Saliamo fino in fondo un attimo. Siamo sul tetto del mondo, Daniel. Dici che posso accedere? Buon, basta, direi. Finiamo, fermiamoci qua. Quella è tutta l'altra parte del parcheggio, eh. Oh, guarda. Non voglio morire oggi, Daniel. Salvo, piccolo. Ok. Cos'è sta roba? Questa cosa non sono una discoteca, fatalità, guarda. Ah, dici? Guarda. Vabbè, incredibile. Madonna, guarda qua che figo. Una cassa. C'è tutte le parti di quelle dietro che vedevamo. È vero. Gli specchi. Ah, ci sono tutti i passaggi? Pazzesco. Anche qui c'è una bella merda. Qua il bagno, una vaschetta. Vai, scendiamo. Ah, qua è la console, mi sa, eh. Questa è la console, quella sopra. Qua è proprio crollato di brutto. Perché non l'abbiamo vissuta sta discoteca noi? Quando c'era la moquette era il privé. Vero? Quando c'è la moquette. Sì, questo qua è il privé. Guarda che bello questo. Sì, ma guarda che è fatto bene, proprio tutto mochettato. Sì, tutte queste stanzine così. Un labirinto. Questa è la parte fuori, tutto il giardino. Una statua buttata così. Questo che cos'è? Ah, una sorta di guardaroba. Cos'è? Un bar esterno questo? Proviamo andare dall'altra parte. Anche questa parte è figa. Scendiamo qua. Qua altro bar o altra console. Divanetti. Vediamo come stai lì. Seduto? Sì. Anche no. Lì c'è un frigo e un'auto. Chissà chi ha lasciato l'auto qua. Sembra tipo l'auto di Jumanji. Guarda come è fatto, non c'è neanche più per aprirla. Cioè, è chiusa bene, si apre più facilmente la mia. Mamma mia, una carcassa di un'auto. È la prima volta che troviamo un'auto così rotto, sì? Prima volta. Prima avevamo sentito i rumori da qui, no? Sì, dentro. Era proprio da qua. Tutta roba buttata a caso. Questa parte non l'abbiamo vista.
parte della discoteca. Sì che l'abbiamo vista, però eravamo più all'interno. Aspetta, c'è una persona, c'è una persona. C'è una persona con una mazza, tra l'altro. Da baseball, non sto scherzando. C'è una mazza nello zaino. Ma se sono io con gli specchi, ma sei serio? Ah, sei tu con lo specchio? Beh. No, te lo giuro, ero serio. Non avevo capito che fosse uno specchio, cazzo. Vieni qua. Io, come stai? C'è una persona con la mazza dentro lo zaino. Sono io. Dada, non mi sembravi tu? Che cazzo ti devo dire? Si vede che allo specchio sei diverso. Questa parte non l'abbiamo vista. Però è tutta crollata lì. Vediamo il giardino com'era. Quanto grande era. Era tipo un barettino all'esterno. Ma c'è un punto per arrivare al lago, secondo te? Cioè, dentro una discoteca c'era sto lago. Un lago così grande. Guarda che grande è. Sì. Dove vuoi andare? Ma vediamo come detto tu i primi due piani da qua. Sì, aspetta che guardi un attimo qua. Qua mi sa che c'era la cascata, Guarda, con tutta la roccia. Adesso c'è la vegetazione. Sì. Però qua c'era la cascata. Sì. Vediamo solo per curiosità lì dentro com'è. Madonna. Ma va proprio sotto così. Sì, c'è una scritta qua fuori. Tutti i giorni, Dugan. Risparmio, supermercato. Prezzi bassi. È tipo un supermercato. Anche questo è fallito. A fianco alla discoteca. Però sono collegati. Sono collegati. Però vedi che ci sono i divanetti anche qua. Della discoteca. Sì. Non capisco. Ce ne sono di più qua che di là, tra l'altro. Sì. No, dada. O veniva usata come magazzino per tenere tutta la roba. Però è pieno di divanetti anche qua. Ce ne sono di più qua rispetto che di là. Sì? È gigante? Madonna! È pieno. È un magazzino, dada. Sì, è un magazzino. Pazzesco. Quanta roba c'è qua dentro? C'è una televisione lì. Pieno di televisioni qua. Guarda che TV. Perché ci sono dei lumini della chiesa? Non voglio saperne un cazzo. Vabbè, è gigante sta stanza. Quanto grande è. Eccole. Come scale morte? Non porta da nessuna parte. È come possibile? Cioè, ragazzi, ci sono delle scale che non portano da nessuna... Com'è possibile che abbiano costruito una scalinata così grande? Non portano da nessuna parte. Cioè, portano nel nulla. Aspetta, ma qua ci sono le robe della tombola, dada. Le cartelle della tombola. O del bingo. Magari era discoteca, bingo, sai, tipo una situazione del genere. Eccole qua le scale. Sono quali? No, queste vanno su. Andiamo un attimo su. E cosa potevano servire? Sono murate. Cosa c'è? C'è una stanza. Una stanza. È un passaggio, è tipo un passaggio. Andiamo? Sì. No, tipo di... Occhio. Sono tipo dei passaggi segreti. Guarda qua, Win for Life. Ma che stanza è questa? Ma è impressionante. Secondo me è una... Non una sala giochi, ma tipo dove giocavano d'azzardo, cose del... Tipo un casinò. A me ricorda un casinò, dada. Anche sta cosa qua, mi ricorda un casinò. Abbiamo visto quel punto, quella parte lì. Sì, era simile alla parte di prima. E questo però che cosa serviva? Abbiamo trovato anche questo cartonato per i feticisti dei piedi. Ragazzi, completamente in after. In after, appena usciti dalla discoteca. Termina qui la nostra esplorazione. Abbiamo la discoteca alle nostre spalle. È stata incredibile, vero? Io non pensavo di trovare un posto così grande. Immenso. Se qualcuno conosce bene la storia di questa discoteca, se abbiamo sbagliato qualche particolare, ci corregga senza nessun tipo di problema. La prossima esplorazione non si sa dove andremo. Vi lasciamo il punto interrogativo e vi continuiamo a chiedere di consigliarci tutti i luoghi abbandonati del mondo che conoscete. Grazie a tutti per il supporto. Ringrazio Daniel, il mazziere. E niente ragazzi, come sempre vi mando un saluto, vi voglio bene e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao.